E con questa bellissima alba si parte. Prima tappa, Pavia, finalmente riuscirò a chiuderla, speriamo. E se no, non si va a Bologna. Lo so che avevo detto che dovevo andare a Bologna a piedi, ma c'è stato un problema, quindi cambiata destinazione, si va alla Spezia delle Cinque Terre. Chilometri sono uguali, forse un chilometro in meno. Itinerario, prima tappa Pavia, per poi riprendere la via della Francigena per arrivare fino ad Aulla, da Aulla virare, e da lì sono circa 3 orette per arrivare poi alla Spezia. Teoricamente dovrei metterci 8 giorni, però contando che sto già vedendo che le mie gambe già sono stanchissime, perché non ero abituato a un peso del genere dello zaino, che come vedete è enorme in confronto a quello che mi portavo di solito, che ovviamente devo portarci più roba, penso che ci metterò un pochettino di più. Diciamo che se ci metto già 9, 10, 11 giorni sono già felicissimo. E poi si sta lì in vacanza fino a fine mese con un mio amico e sua cugina. Non so voi, ma a me emoziona sempre. Poi ragazzi, guardate che luce. Tanta roba. Veramente bellissimo, anche se tra poco inizierà già a fare caldo, ma è veramente veramente bellissimo. Questa camminata mi aspetto veramente tanto, mi aspetto veramente dei paesaggi della Madonna e spero che sia all'altezza. Oggi c'è un cielo che è poesia, ragazzi, guardate che belle luci. Fortunatamente c'è anche un bel po' di venticello. Gli dèi hanno voluto benedire la mia partenza con queste nuvole. Fortunatamente c'è anche ogni tanto qualche gocciarella che scende, tanto per rinfrescarmi. E niente, sono fortunato. Oggi sono fortunato, a partenza fortunatissimo. Bereguardo, quindi precisamente a dove avevo fatto la pausa nello scorso video. E direi che anche questa volta mi fermerò qua, perché una pausa è d'obbligo. Camminata, ragazzi, sono distrutto. Magari faccio anche il pranzo qua e poi dopo pranzo riparto per Pavia. E abbiamo insalata di riso preparata ieri apposta con gustro, olive, tonno e prosciutto cotto. Sono le 12:30, ho mangiato e direi che è arrivata l'ora di ripartire. Stavolta seguirò un pochettino il navigatore e mancano 2 ore e 59 minuti per Pavia, quindi siamo pochissimo, poco più di metà strada. E niente, 3 orette, quindi dovrei arrivare lì alle 3:30 e va benissimo. Così poi ho anche il tempo di cercarmi tranquillamente un hotel, un ostello, quel che è, e poi girarmi un po' Pavia, che non l'ho mai vista. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo e non aver paura che no!
Pavia. Ma non sarà questa la nostra destinazione, purtroppo. Si va avanti. Manca ancora 3 orette di camminata, ragazzi. Finalmente sono arrivato alla locanda della Pesa, l'albergo in cui dormirò stanotte, un 2 stelle. Ho camminato 47 km, sono quasi le 6, sto aspettando che apra, le 6 apre per l'hotel. Sono distrutto, sono veramente distrutto. Il ristorante non è a Pavia, infatti ho fatto un pezzo in più, ho camminato fino a Belgioioso. No, questa qua è la nostra non ultima meta, perché poi oggi per cena andremo a un agriturismo a piedi a 1 ora da qua. Ma lascio qua lo zaino. Ecco la stanza. Guardi, buono. Guardate quanto sono bello. Un uomo distrutto dalla vita. E il bagno. Che c'ha la luce del schicco. Però vabbè. Non è tanta paura. E il bagno. Ma anche la doccia buona. Sono le 7, è arrivata l'ora di andare a cena. Ma non con questo zaino, ovviamente. Mica me lo porto tutto dietro, se no muoio di nuovo. Quindi state a vedere la magia. Ed eccolo qua, ragazzi. L'oggetto più bello che mi sono portato dietro. Ta-dan! Un piccolo zainetto per metterci tutta la roba. Camminare senza zaino è una libidine. Mi sento leggerissimo. Sento che potrei spiccare il volo da un momento all'altro. Ah, le mie spalle ringrazio. Direi che con questo campo di girasoli tutta la fatica di oggi è stata più che ripagata. Veramente bello. Veramente, veramente bello. Stancante ma soddisfatto. L'importante è quello, ragazzi. Questi capolavori. Con tutte anche già là in fondo, adesso non so se si vedranno nel video, là in fondo si vedrà anche la sagoma delle montagne. Tra poco si mangia. Ed ecco il motivo perché sono venuto fino a qua. Per le credenziali della francigena. Primo bollino. E niente, adesso ogni tappa che faremo fino alla Spezia ci faremo fare un bollino. Non vedo l'ora di mangiare. Finalmente in stanza. Adesso mi toglierò le scarpe, non me le metterò fino a domani mattina per riposare finalmente i miei poveri piedini da fata. E niente, che dire di questo agriturismo del Gandulin. Molto buono, molto simpatici e disponibili i proprietari, il cuoco, eccetera. Un piccola pecca forse è porzioni un pochettino piccole, ma perché io mangio come 2 buoi messi insieme. E niente, ragazzi, tanto se fate sicuramente la francigena ci dovete per forza passare, perché vi danno loro il timbro qua della zona, di questa tappa, della 15ª tappa, mi pare, 14ª o 15ª tappa. Purtroppo io sono venuto che loro non hanno ancora a disposizione i posti letto, i posti da dormire, ma parlando un po' con i proprietari mi hanno detto che l'anno prossimo li avranno,
perché stanno facendo un progetto enorme, da come me l'hanno parlato, anche molto bello, cioè proprio vogliono fare anche tipo un appartamentino piccolo, tre stanze diverse, più stanze comuni divise uomini e donne per i pellegrini, eccetera eccetera, quindi un bel progettone, il posto è enorme, quindi veramente possono gestirsela veramente bene. Adesso che dire, io mi metterò a lavare le mie mutande e le mie calze, così domani potrò riutilizzare le stesse cose addosso senza cambiarle. E niente, poi probabilmente mi metterò un pochettino a scrivere e poi nanna.